colesterolo molto alto, ma quando mi siedo a tavola con gli amici non posso fare a meno di mangiare e bere in abbondanza, soprattutto quello che non dovrei. Cosa posso fare concretamente per evitarlo oppure per limitare questa mia tendenza? Il mio consiglio è di cambiare compagnia. Però quando non è possibile, si capisce che non sia sempre possibile, l'importante è avere molto chiaro quali sono gli alimenti sì, gli alimenti no e gli alimenti mi. Quindi quando il colesterolo è molto alto, sicuramente i grassi, purtroppo, quelli più buoni, i latticini, il formaggio, i fritti, i dolci non aiutano. Per cui se ce li concediamo veramente ogni tanto, quando siamo in compagnia, quando siamo con gli amici, può passare. Però allora, quando siamo a casa, dobbiamo essere molto rigorosi e cercare di attenerci a un'alimentazione povera di grassi, comunque gratificante, ma povera di grassi. Vorrei seguire un'alimentazione naturale, ma nella pausa pranzo sono spesso costretto a mangiare panini per tornare più velocemente al lavoro. Cosa posso fare? Sì, la pausa pranzo per chi lavora fuori casa è spesso un problema e il panino è una soluzione molto comoda, molto utilizzata. Non è neanche la peggiore delle soluzioni, sinceramente. Basta qualche piccolo accorgimento. Se è possibile, prima del panino, farsi portare una insalatina mista, condita con un po' di olio di oliva e un po' di limone, in maniera che si attivi un po' anche la produzione di enzimi all'interno dell'organismo e quindi la digestione venga favorita. E poi quindi scegliere un panino leggero, non con la cotoletta fritta, non con chili e chili di formaggio fuso colante, ma preferibilmente con la verdura alla griglia, una fettina di mozzarella, un poco di formaggio leggero, delle verdure miste, qualche salume se uno non ha grossi problemi, però cercare di fare il panino leggero, quindi insalatina prima, panino leggero, e bere, se non ci sono problemi di acidità, l'acqua frizzante con il limone che alcalinizza e favorisce la digestione. L'importante è alzarsi da tavola leggeri ma nutriti. In questo periodo ho molta fame, ma sono sovrappeso e vorrei stare un po' a dieta. Cosa mi consiglia di mangiare o non mangiare? Quando siamo sovrappeso, l'alimentazione diventa un problema. Io sconsiglio la dieta. Già la parola dieta ci mette in crisi, ci rende di buon umore e ci fa dire domani inizierò, ma non oggi. La cosa migliore da fare è mangiare un po' di tutto, però darsi un ordine. Quindi c'è il momento dei carboidrati, c'è il momento delle proteine, c'è il momento dei dolci e il momento dello sgarro. Quando si riesce a mantenere un ordine, il corpo acquisisce una nuova armonia e riesce a eliminare e a smaltire molto più facilmente rispetto a mettersi a dieta, fare una dieta molto privativa che poi però ti fa perdere peso, ma come smetti? O lo recuperi fisiologicamente o lo recuperi perché ricominci a mangiare esattamente come prima. Quindi darsi un ordine è la cosa più importante, non escluderei nulla, però essere piuttosto ordinati e rigorosi sicuramente è la cosa migliore per perdere peso. Dopo mangiato ho spesso un senso di pesantezza e acidità. Anche se mangio cibi leggeri, può consigliarmi un digestivo naturale e non alcolico? Sì, l'acidità si manifesta quando non abbiamo sufficienti succhi gastrici o quando ne abbiamo troppi e il cibo non viene digerito in maniera ottimale. Ci sono dei trucchetti, dei rimedi naturali, uno dei quali è masticare prima dei pasti un po' di zenzero crudo. Lo zenzero è un ottimo digestivo. Viene consigliato per esempio nella medicina ayurvedica, è uno dei migliori toccasana per tutto, e quindi un po' di zenzero crudo prima di mangiare favorisce la digestione. Se non ci piace, non riusciamo a procurarlo o siamo fuori casa, allora una bella tisana di finocchio oppure un amaro digestivo come l'amaro svedese, però messo, diluito con acqua molto calda,
in maniera che svapori la parte alcolica e rimangano solo i benefici delle erbe. Questo favorisce la digestione e neutralizza l'acidità.